a tutti. Allora, video haul di acquisti che ho fatto ieri pomeriggio. Avevo bisogno di alcune cose, però vabbè, in realtà volevo fare un giro, due passi in centro, vedere anche una mia ex collega, ormai amica. Allora, prima di iniziare, nel video precedente ho fatto la faccia del giorno e ho sugli occhi l'ombretto di Stila Kit & Karma. E sulle labbra una combinazione di questo rossetto di Max Factor e gloss di Clinique, che insieme però non mi piacciono per niente perché ho la bocca impastata e non vedo l'ora di togliere tutto. E iniziamo con il video haul. Allora, il motivo per cui volevo andare in centro fondamentalmente era uno, ovvero volevo passare da MAC. E così ho fatto, anche se non è stato il primo negozio in cui sono entrata. Quasi quasi andrei in ordine, ma dai, andiamo in ordine, visto che mi ricordo l'iter. Sono entrata da Intimissimi, no, se, che Intimissimi, The Zenith volevo dire. Fatto un giro velocissimo, non ho, in realtà non cercavo nulla in particolare, quindi diciamo le cose che ho comprato sono state cose proprio dettate dal momento. Questa è una di quelle, questa è una maglia che ho preso appunto da The Zenith. Sembra enorme, vista qui, non l'ho provata, la maglia, la taglia è perfetta, è una L, è fatta così, la manica è così, penso che la metterò domani, dopodomani per Natale. Mi piaceva tantissimo il colore, l'ho comprata anche nera, che però ho regalato alla mia amica, perché quando l'ho vista ho pensato a lei, che come gusti siamo abbastanza simili, e infatti le è piaciuta tantissimo. Questa tra l'altro costava, tanto lei non vedrà questo video, no, 17 euro comunque. Mi sembra un prezzo buono per questo tipo di maglia, insomma, che magari ha un pochino di lavorazione. È fatta veramente bene, molto carina addosso. Questo colore mi faceva impazzire. Bellissimo. Devo capire che rossetto abbinarci, ma mi sa che potrei metterci uno di Pupa. Secondo me è la morte sua. Metterò un semplicissimo pantalone nero, scarpa e basta, e giacchina. Dopo The Zenith sono entrata e uscita in realtà anche da altri negozi, finché non sono arrivata da MAC. Sì, no, bugia. Sono entrata da Douglas, via Hugo Bassi, prima era Limoni, per me rimarrà sempre Limoni, ma solo così per sbirciare. E poi ho visto queste unghie finte. Sapete che la marca non ho capito quale sia, credo che si chiami proprio Elegant Touch. Credo, non ho capito, sinceramente. Beh, le ho prese comunque lì, le ho pagate, erano 10,90 euro, ma scontate, le ho pagate 8,70 euro tipo. E sono queste qua, sono fatte così normalmente, io però sopra ho messo lo smalto, perché così sono opache, che in realtà sono anche carine. Allora, non sono fatte proprio benissimo, perché la punta io ho dovuto limarla, perché era un po' fatta un po' che cazzo di cane. Però vabbè, non era questo, cioè ci ho messo un attimo, anche perché era leggermente arrotondata, ma era fatta pure male comunque. Io le ho leggermente smussate, le ho rese un pochino più squadrate leggermente. E sopra ho messo lo smalto di OPI, questo è Barefoot in Barcelona, che mi piace tantissimo, ma sulle mie unghie naturali pessimo. Però sulle unghie finte, a parte che il colore è bellissimo, tiene meglio ovviamente, ma non compratelo perché come smalto non mi piace come qualità. E appunto avevo voglia di mettermi un cacchio di smalto, avere delle mani decenti. Beh, qua ho sbagliato a farla asciugare, non ho fatto in tempo a farla asciugare, però da lontano l'effetto mi piace tantissimo. La forma è carina, cioè non sono economicissime sinceramente, però diciamo che di unghie finte economiche io non, onestamente non ne conosco molte. Dopodiché sono andata da MAC. Da MAC sono andata principalmente per un motivo, ovvero il fondotinta, perché mi era venuta voglia di riprendere questo fondotinta qua. Diciamo una cosa, allora, io ho diversi fondotinta, sapete, in realtà sono tutti abbastanza avanzati, nel senso belli usati, però in questo momento io non ho un solo fondotinta che sia del mio esatto colore. Forse quello di Rimmel, il Breathable, sarebbe un pochino più simile, però non è neanche perfetto, e non è neanche uno di cui mi fido, diciamo, da tenere tutto il giorno. L'unica cosa che mi piace, come mi sta, ma ve l'ho anche detto, è il correttore di Too Faced, quello multi-use, Born This Way, multi-use sculpting concealer, e mi piace, però è un correttore, nel senso, comunque, a parte che è 15 ml, non è neanche leggero. Beh, comunque, per farvela breve, ho detto, voglio un fondotinta del mio colore. Quale posto migliore per comprare il fondotinta del colore perfetto? Ovviamente MAC. Quale? Soprattutto lo studio Fix Fluid, che è uscito con altre colorazioni e oggi sono tipo 60. Io in realtà sono entrata sapendo già perfettamente qual è il mio colore di MAC. Sono entrata e c'era un ragazzo che non mi ricordo come si chiama, ma che conosco. Ho detto, dammi lo studio Fix Fluid NC15. Fantastico lui. Mi
l'ha preso subito. Dopo ho visto il mio amico Andrea e la mia felicità, perché non lo vedevo da un sacco. Mi diceva, tra l'altro, che la formula dello studio Fix Fluid è un po' più morbida. Io non so chi si ricorderà forse chi mi segue da tanti anni, che sono 5 anni che sono a Bologna, quindi chi mi segue da almeno 6 anni, tipo. Questo era il mio fondotinta preferito quando stavo a Catania, o comunque uno dei miei preferiti. Solo che quando mi sono trasferita a Bologna, improvvisamente il clima, la pelle, anche la mia pelle comunque 5 anni fa era pure diversa. Scusatemi da starnutire, ma mi sa che è finito lì. Non mi piaceva più, o meglio, mi vedevo un po' invecchiata, alla luce naturale, come dire. Adesso Andrea mi ha detto che in realtà la formula è leggermente più morbida, anche se rimane un fondotinta da descrizione 24 ore di durata, buildable, quindi costruibile, coprenza costruibile, full matte coverage lo definiscono, oil shine control. Quindi diciamo che sulla carta sarebbe il fondotinta perfetto per il mio tipo di pelle, ma considerate che non ho una pelle giovanissima, quindi adesso vediamo. Ce l'ho su oggi, in questo momento mi è piaciuto tantissimo. Una cosa che però io anni fa non avevo mai provato, che non vedo l'ora di provare, non l'ho fatto oggi ma lo proverò domani, è quello di applicarlo con la spugnetta impregnata di Fix Plus. Domani devo assolutamente provare questa applicazione perché secondo me ci sono grossi margini di figaggine, però vediamo. Però adesso in questo momento mi piace. Poi la figata di avere il fondotinta, ragazzi, è il mio colore NC15, è esattamente il mio colore, io non ho stacco viso collo, è perfetto, sottotono, tutto perfetto. Oggi come correttore ho messo un pizzico di quello di Bourjois, di Radiance Reveal, e uno giallo di Pupa, che ce l'avevo lì e ho detto voglio smaltire. Ma non mi è dispiaciuto alla fine. E questo è insomma il fondotinta, vabbè, mi ha dato ovviamente il dosatore, questo qua. 2 ore. Dopodiché ero curiosa di provare la matita di MAC, che credo sia nuova, almeno io non la conoscevo, che si chiama Cat's Meow. Io la volevo solo per il nome, ovviamente, però quando poi l'ho provata sulla mano, non è che mi abbia proprio convinta al 100%. Quando poi ho visto Andrea, ha detto: Andrea, fammi vedere le matite nere di MAC. Io non ho mai. Oh, non è che non ho mai comprato matite nere di MAC. Io ho avuto la Feline per 8 anni, tipo, l'ho finita da poco. Ah, perché la centellinavo, poi vabbè, comunque avevo avuto solo quella. Le altre non le ho mai provate. In realtà di questa diverse di voi ogni tanto mi parlavano, mi trovo, forse pure Eloisa se non sbaglio. Comunque, quando l'ho vista, lui me l'ha fatta provare, mi ha detto delle cose su ogni tipo di matita MAC, le prolongware eccetera. Mi ha detto: guarda, io sinceramente non è waterproof, però mi trovo benissimo con questa. Mi ha spiegato le caratteristiche. È un eye-call ed è la famosissima Smolder. Ma di Smolder, ragazzi, cioè, vi ricordo dei primi tempi, era una delle matite più nominate su YouTube da Clio e non solo lei. Ed è questa qui, vi faccio vedere sulla mano. Vabbè, il nero ce l'ho nella rima interna dell'occhio, l'ho messa da un paio d'ore, credo, non tantissimo. Allora, come nero dentro l'occhio, perché comunque ho notato una cosa: a volte voi vedete sulla mano un nero, nell'occhio poi magari l'intensità non è la stessa. Per paragone, io ho portato ovviamente la mia amatissima Pink matita di pupa della Pink Muse, che è un intense call, si chiama, per farvi vedere accanto il livello di nero. Allora, in realtà neanche io l'avevo vista accanto ancora. Allora, la differenza tra le due, intanto, allora, quella di pupa è questa è quella di MAC. Intanto quella di Pupa è waterproof, cosa che quella di MAC non è. Però quello è relativo, perché comunque a me la Feline di MAC non è waterproof, ma durava tantissimo lo stesso. L'intensità di nero, più o meno siamo lì. Forse quella di Pupa è leggermente più nera, però nell'occhio non ho notato tantissima differenza. Vediamo adesso la durata, perché io sinceramente sono stanca di centellinarla. Cioè, vabbè. C'è quella di Armani, che è come questa, ma costa 10 euro in più almeno rispetto a questa. Vabbè, comunque ero curiosa anche di provare questa di MAC. Prima impressione positiva, adesso vediamo se si comporta come questa. Perché come questa io al momento non ne ho trovate. Credo ci sia qualcosa ancora sul notino, mi pare, di questa matita, però vabbè, non sono stata lì a fare ordini per una matita, sinceramente, vi dico proprio sinceramente. Da MAC non ho preso altro, no. Dopodiché sono entrata con la mia amica, no, con la mia ex collega in realtà, un'altra tra l'altro che ho incontrato per caso in giro. Siamo entrate da Pull & Bear e ho preso due cose. Una ce l'ho al polso, che è l'orologio, questo qui.
Allora, vi dico la verità, mi sono un po' pentita, nel senso, l'ho visto lì per lì, mi piace il colore che è rosa, è molto bello, però secondo me per il mio polso il quadrante è un po' troppo grosso. Però non mi sono resa conto inizialmente, visto così non mi rendevo conto. Comunque, vabbè, ci stavo, ho pagato 18 euro ed è questo qua. In realtà ha il cinturino che non mi fa impazzire, vabbè, comunque avevo bisogno di un orologio, mi era piaciuto così e l'ho voluto provare. E poi però, no, prima in realtà l'ho comprato questo. Avevo visto questo appeso, è una cosa molto scialla, nel senso che l'ho preso perché mi fa comodo al lavoro, perché mi devo vestire a strati, perché a volte c'è caldo in ufficio, vabbè, comunque mi piaceva il colore, non è comunque un colore della mia stagione. Mi piace il fatto che sia, oddio, sembra enorme in video. Oversize, vabbè, fatta apposta, perché comunque mi metto sotto una maglia nera così e poi sopra metto lui, è molto morbido, è una felpina, come definirla? Boh, tipo una felpina ma non troppo pesante, questa qua, ai lati è tagliato tipo, e niente, insomma, nulla di che, ecco, cioè, sinceramente, questa è pagata 15,99 euro. Ah! Tra l'altro, questa è una M, vorrei far sottolineare, però è proprio così che è una oversize. Mi piace, vabbè, comunque comoda, ecco, molto, molto scialla. Poi mi pare. Ah no, da Piazza Italia ho comprato questi leggings 5,95 euro perché mi piace il fatto che abbia la fascia così bella spessa. Mi piace anche, mi sembrano fatti anche abbastanza bene per costare solo 5,95 euro. Tendenzialmente li utilizzo sotto qualcos'altro, nel senso li metto tipo, che ne so, sotto un jeans, per esempio, per il freddo, li preferisco i collant. Poi vabbè, a volte anche sotto, che ne so, come leggings, come si usano i leggings, ma da soli adesso questi sono leggeri, quindi li ho presi tendenzialmente per usarli sotto qualcos'altro. Ah, un acquisto magari insolito, ma vi giuro, ne avevo bisogno. Adesso vi faccio vedere delle penne. Sono entrata da Biagini in via Oberdan perché volevo delle penne comode, scorrevoli. Ho preso queste qua della Bic, erano in offerta. Bic Reaction si chiamano. Sono tutte nere perché ho l'ansia di perdere, no? Perché mi serve, è importantissima per me una penna che sia ben scorrevole e figa. A me poi le penne piacciono. Madonna, io comprerei una marea di penne. Ero fissa all'elementare, io vi giuro che la paghetta che mia mamma mi dava 2000 lire per comprarmi la colazione. Voi direte all'elementare, sì, no, vabbè, sì, fine elementari, vabbè, dove vivevo io era un posto abbastanza tranquillo, quindi io mi compravo le penne, tutte le compravo, un portacolori pieno di penne. L'ultimo acquisto che ho fatto, e l'ho fatto in libreria, perché sarà il prossimo video, conto per forza di pubblicarlo entro la fine dell'anno, è il terzo anno consecutivo che lo faccio e ci tengo, è il libro L'oroscopo di Paola Fox. In realtà io cercavo quello di Simon and the Stars, però o non è ancora uscito, non lo so sinceramente, o non ce l'avevano da Feltrinelli, boh, comunque l'ho preso appunto da Feltrinelli e adesso se riesco oggi, vediamo se riesco lo faccio adesso, oppure lo registro domani, vediamo il video sull'oroscopo di Paola Fox. Io ho letto il mio, qualcosina, nel senso non ho voluto spoilerarmelo tutto, però non è che mi abbia fatto impazzire, cioè non ho visto grandi cose Paolo per il 2019. Comunque ultimamente io ogni tanto l'ho aperto perché ho l'applicazione, ogni tanto l'ho aperto e purtroppo ci prende. Però mi piace di più, devo dire, l'ho già detto in un video, mi piace di più Simon and the Stars perché va più in profondità, non so come dire. Branco mi piace, però Branco è troppo tecnico. Mentre Simon and the Stars va molto più in profondità, forse un po' più generico, magari si mantiene, ma ragazze, cioè, fa veramente paura. Io vi dico, provate, tanto lo so che tra di voi ci sono persone che non ne frega niente dell'oroscopo. Io onestamente, cioè, non è che ci credo, verifico anche. Cioè, per quanto riguarda me, purtroppo, per fortuna, ci prende parecchio, quindi a volte non lo leggo solo perché a volte non voglio sapere cosa mi aspetta, preferisco vivermi alla giornata, però a volte ne sento la necessità e mi incuriosisce anche, quindi insomma, quindi aspettate nei prossimi giorni, se non il 31, forse il 30 che è domenica, magari vi pubblico il video dell'oroscopo del 2019. Io come al solito vi leggo soltanto ovviamente la sintesi dell'anno, perché poi in realtà il libro è più dettagliato.
contratto, c'è mese per mese, compatibilità di coppia, cose del genere. Capite che non posso leggervi tutto, però insomma, comunque non costa tanti, costa 10 euro il libro, insomma, si può fare. Mi stavo dimenticando questo regalino che mi ha mandato mia officina toscana. Tra l'altro ho avuto difficoltà a riceverlo perché ho problemi a ricevere sti cavolo di pacchi e mi dispiaceva sinceramente, quindi intanto approfitto per ringraziarli. Ed è questo kit che è appena uscito, appena, adesso non lo so quanto tempo è passato, cioè crema mani delicata all'edera e scrub. Lo scrub non l'ho ancora provato, la crema sì. Tra l'altro voi non avete idea di quanto mi sia utile in questo periodo col lavoro che faccio la crema mani, e mi ha fatto un'ottima buona prima impressione. Io ho una quantità imbarazzante di creme mani, però questa come consistenza mi è piaciuta molto. Profumazione delicata, sono molto curiosa dello scrub, adesso vediamo com'è. A me piace che sia bello forte, anzi io a volte me lo faccio, ve l'ho già detto pure questa cosa, io a volte me lo faccio con zucchero e olio d'oliva, proprio faccio un bel massaggio così, però sono molto curiosa di provare qualcosa di specifico. Credo di non averne mai comprati di scrub per le mani, perché non è una tipologia di prodotto che si trova facilmente. Non vi dico ottima idea regalo di Natale, perché tanto sto video lo vedrete dopo Natale, quindi non ve ne fate niente, però comunque se sono dei prodotti validi, beh, ve lo farò sapere comunque più là. Ringrazio i bioofficini e noi ci vediamo, adesso ci vediamo al prossimo video. Ciao.